Ciao, sono il dottor Max, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo. In questa nuova serie di video, dedicata agli alimenti veterinari, ti leggerai i foglietti illustrativi degli stessi. Prima di iniziare, ti ricordo di iscriverti al canale, mettere un mi piace al video e commentare con le tue esperienze personali, in base ai prodotti utilizzati, in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile a tutti, che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute, grazie alle esperienze condivise. In questo video esaminiamo l'alimento veterinario Chilotone. Informazioni commerciali. Titolare: Acme SRL. Concessionario: Acme SRL. Confezioni: Chilotone OS liquido 5 litri. Formulazione: proteina grezza 1,63%, fibra grezza 0,01%, oli e grassi grezzi 75%, di cui omega 3 totali 5%, omega 6 totali 7%, acido palmitico 6, 8, 9, 5%, acido stearico 2, 3, 4%, acido oleico 12, 9, 19%, acido linoleico 32, 6, 38, 8%, acido alfa linoleico 3, 4, 6, 8%. Ceneri grezze 0,37%, sodio 0%. Additivi per chilogrammi. Vitamine: vitamina B1, tiamina mononitrato, 500 mg, vitamina B6, 2, riboflavina, 650 mg, 3 a 831, vitamina B6, 6, piridossina cloroidrato, 2000 mg, vitamina B6 e 12 cianocobalamina, 4 mg, 3 a 700, vitamina E, RRR alfa tocoferil acetato, 5000 mg, inositolo 2000 mg, 3 a 890, colina cloruro 8000 mg. Aminoacid: 3C307, analogo idrossilato della metionina 15.000 mg. Additivi tecnologici: E321, butilidrossitoluene, BHT, 250 mg. Indicazioni: per assicurare un adeguato apporto energetico ai cavalli utilizzati negli sport di fondo, endurance, completo, e prevenire l'eccessiva formazione di acido lattico a livello muscolare. Posologia: 200 ml/1000 ml al dia suddivisi in almeno due somministrazioni accuratamente miscelate all'alimento abituale. Fonte: Codifa, l'informatore farmaceutico. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero di esserti stato utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo alimento veterinario esaminato.